possono succedere ovunque, però come predicava il grande filosofo Democrito, se siamo ricchi siamo ricchi, se siamo poveri dobbiamo accettare la nostra condizione. Non è che dobbiamo cercare di essere ricchi illecitamente e non è neanche che possiamo comprare i figli degli altri solo perché abbiamo più soldi. Qui purtroppo la situazione è che appunto c'è chi, ovviamente avvalendosi di un sistema perverso, ha comprato i figli degli altri con la complicità delle istituzioni, e qui sorge un altro problema perché le istituzioni dovrebbero essere il bene, non il male. Le istituzioni sono quelle che si dovrebbero difendere, garantire, e che dovrebbero garantire la giustizia. Qui è avvenuto il contrario. Quindi una situazione gravissima di fronte alla quale la magistratura sta indagando. Noi giornalisti ne sappiamo pochissimo perché ovviamente i documenti riservati o non riservati a noi non arrivano quasi mai. E in questa situazione ovviamente c'è chi cerca di confondere le acque dicendo ma non è successo niente, ma non è vero niente, ci stanno diffondendo delle notizie false, ma insomma è chiaro che esiste sempre la presunzione di innocenza e quindi bisogna aspettare le sentenze. È altrettanto chiaro che ci troviamo di fronte a fatti nei quali ci sono delle testimonianze e ci sono dei numeri. Ora io non voglio aggiungere altro perché poi ci sarà un dibattito, ma soprattutto abbiamo dei relatori molto qualificati che potranno spiegarci quello che è successo, ma potranno compiere anche un'analisi, credo una riflessione su quello che sta accadendo. Allora, qui abbiamo il professor Camillo Valgimigli, che è noto psichiatra, psicoterapeuta, già giudice della Corte d'Appello, e collabora anche nella situazione di Angeli e Demoni, soprattutto fa parte del gruppo di Veleno. Poi alla mia destra, che parlerà per ultima, la vicepresidente Commissione Tutela dei Minori della Regione Emilia-Romagna, che ovviamente ha voce in capitolo, abbiamo una voce autorevole con noi, e abbiamo anche l'avvocato Salvatore Di Grazia, avvocato esperto di diritto di famiglia del Foro di Rimini. Stiamo aspettando Chiara Brillanti, psicologa psicoterapeuta, che anche lei è consulente nella revisione dei casi di veleno, che spero che arrivi fra poco. Ecco, io per non perdere tempo ovviamente, perché poi alla fine speriamo di avere anche la possibilità di dare la parola a voi per qualche domanda, per non perdere tempo io do subito la parola al professor Camillo Valgimigli. Comincio per primo perché sono di casa, in genere sono sempre stato qua in mutande e nessuno ha mai pensato che potevo anche fare parte di situazioni molto tristi, gravi, però credo che, d'altra parte dico sempre che sono fortunato anche avere deciso di passare dal papete di Salvini, dove si stanno giocando adesso tutta una serie di situazioni, compresa quella di Viviano, a Lido Beach. Abbiamo anche chi ci siamo messi d'accordo col tempo, abbiamo detto che la gente non perde il sole, non perde il bagno, quindi ci ha favorito anche l'incontro di questa sera. Però a parte tutto questo, l'incontro di oggi è importantissimo perché per quelle strane coincidenze, diciamo, della sorte o della vita, viene fatto in un momento di ferie, di Ferragosto, dove sembra che anche i problemi vadano in vacanza. Poi è scoppiata la crisi di governo, poi ci sono tutta una serie di situazioni, e con la crisi di governo c'erano 5 commissioni, voi li sapete, io credo che Pablo Trincia l'avete visto tutti in televisioni, chi è nei vari posti, me, Trincia, la Micai, la Brillanti, un gruppo di persone, siamo sempre quelli, stiamo diventando quelli dell'Ave Maria. Poi il discorso è che sicuramente alcuni problemi molto seri affrontati anche stasera li avete visti probabilmente da Giletti, li avete visti Canale 5, li avete visti nella Vita Diretta, li avete visto dappertutto, perché del problema se ne parla, ma se ne parla male, perché il problema sta diventando partitico.
sta diventando uno scontro, per cui siccome c'è dentro anche il sindaco di un certo partito, la battaglia da una parte c'è qualcuno che dice giù le mani dai bambini e l'altra parte c'è giù le mani dal PD. Quindi il discorso diventa una battaglia politica, invece la situazione è particolarmente grave, perché come ha detto prima Previato, la cosa è soprattutto sulla disinformazione. Si parla per fare scandalo, si parla per affrontare i problemi. Questa è una parte delle 277 pagine che il pubblico ministero di Reggio Emilia insieme col giudice ha emesso per fare, lo sapete benissimo, 16, cioè gli arresti domiciliari dei sindaci di Foti, di un gruppo di persone e 27 indagati. Ecco, queste 277 pagine, che tradotte in quello che scrivo io normalmente per fare un libro, sono 560 pagine, sono difficili da leggere, sono in giuridicese, chiamano in politica, sono che si capisce poco, però in realtà si sta scrivendo senza avere capito che il giudice Pescolini, quando procuratore, ha detto chiaramente: mi sono occupato di 'ndrangheta per anni, ma questa inchiesta è umanamente devastante. E poi ha aggiunto che ci sono fatti e non ideologie. Qui la cosa, la mia presenza, che può essere, ormai sono vecchio, di queste robe, direi sarebbe ora che tu lasciassi posto ai figli ad altri, è che sono la continuità di una situazione gravissima. Sì, dal 1000, per una serie di incarichi che vanno a finire sulla stessa persona, io mi sono occupato della vicenda di Veleno da quando è esplosa nel 1997, sta durando tuttora, dalla scuola di specializzazione, professore della scuola di specializzazione dell'Università di Modena, diretto da Caffo, dove eravamo tutti quelli che a un certo punto stavamo vedendo che venivano allontanati i bambini, c'erano i riti satanici, la gente diceva ho ammazzato, ho distrutto, ho fatto, e poi hanno scavato il cimitero, lo sapete tutte le cose che sono venute, non si è trovato assolutamente nulla, però alla fine qui abbiamo una persona che io che è venuto con me, che farà la ripresa dopo, che ha fatto 9 anni di galera da innocente, chiama Giuseppe Morselli, la sua sorella, Giuseppe lo posso dire credo, da Torino, sono qua, posso dirlo? Sì. Non vorrei che dopo dice parlo di una persona presente, no? Quindi loro sono una famiglia innocente, si sono trovati a un certo punto padre, Giuseppe, fratello, tutti insieme a loro ad Aria in carcere, innocenti. Federico Scotta, che oggi non ho capito perché Federico... Per motivi di lavoro non è venuto. Ecco, chiedo che ha fatto le testimonianze, si è fatto 11 anni di galera, adesso l'11 ottobre avrà la revisione ad Ancona. Tutte persone che sono state messe dentro innocenti, e questo che dispiace a me è perché sin dal 2006, e quindi adesso se ne interessa anche Tortorella, non è che vado in fretta perché sennò io ho un'autonomia, lo dico sempre, di 6-7 ore, alle 3 di notte siamo ancora qui a parlare con me, quindi devo finire prima. E quindi il discorso Tortorella, che è quello che ha fatto il libro di Angela Lucanto, quello che qualcuno di voi ha visto in televisione, L'amore strappato, dove c'era Sabrina Ferilli, quindi il soggetto della senatura l'ha fatto lui, adesso sta facendo Angeli e Demoni, dove ci sarà un mio capitolo dentro di cose che la domanda prima che mi ha detto, ma sei sicuro che non sei stato querelato? Sei sicuro che i giudici non ti hanno ancora messo dentro? Perché su queste robe non serve neanche dire le cose che avvengono. E tanto è vero che adesso, l'avevamo detto da 2-3 anni, poi abbiamo fatto altri libri, abbiamo deciso dopo Tortorella, che pubblicherà fra neanche 15 giorni, non lo sa nessuno se prima saperlo, ma tanto sarà nelle librerie, si chiamerà Bibbiano e dintorni. E quindi così come Pablo Trincia ha pubblicato Veleno, tra 20 giorni si comincerà a capire esattamente quel che è successo a Bibbiano, perché sennò finisce tutto a taraluce vino. E lo sapete come finisce all'italiana? Capito? Se ne parla, ci si scandalizza, e il vero scandalo è che non fa scandalo. Questo è il primo principio.
Allora, tanto per cercare di dire alcune cose, se no, lo ripeto, andiamo avanti. Il libro, che quindi da diverso tempo, da 2 anni come minimo, almeno aveva il titolo. Ma si chiamava, si chiama tuttora, quello che stiamo facendo è Il Sole Nero. È una poesia di Rodari che forse quasi tutti a scuola avete sentito, e dice: la mia bambina ha disegnato un sole nero nero di carbone, appena circondato da qualche raggio arancione. Ho mostrato il disegno ad un dottore, ha scosso la testa, ha detto: la poverina, sospetto e tormentata da un triste pensiero che le fa vedere tutto nero. Nel caso migliore ha un difetto di vista, la porti da un oculista. Così il medico disse, io morivo di paura, ma poi guardando meglio in fondo al foglio, vidi che c'era scritto in piccolo l'eclisse. Quindi questa è il titolo del nostro libro, è Il Sole Nero, l'eclisse della giustizia minorile, perché gli specialisti che sono venuti fuori qui non sono i fatti o le ideologie, però di fatto sono i metodi che sono stati usati, che sono serviti a noi specialisti, dico noi perché sono uno specialista, per fortuna non li ho mai usati, per manipolare, per fare quello che sto dicendo io. È registrato, viene trasmesso perché Giuseppe lo sta riprendendo, va in Facebook, in Instagram, e quindi hanno tutti la possibilità di querelarmi, di denunciarmi per quello che sto dicendo, per la gravità delle cose che vengono fuori, però nessuno mi querela. Quindi vuol dire che cioè, voglio sfidare mia moglie lì che dice sta buono, non continuare, perché poi ti querelano sul serio. Però l'importante è che questi problemi sono particolarmente seri e gravi, perché non è che diciamo l'abbiamo detto noi, il problema enorme è che ci stanno, anche me hanno intervistato i giornali su queste robe qua, però stanno raccontando sulle mogli di Foti, su tutti i servizi, sulle varie persone, e manca il tassello, che è quello che fa paura. Il tassello sono i giudici minorili. Tu puoi fare tutto quello che vuoi, ma quello che allontana i bambini, il tribunale dei minorenni, in particolare quello di Bologna, è comune alla Bassa Modenese, è comune a Bibbiano, è comune a Rimini, dopo di Grazia, qui ci sono delle persone che abbiamo cominciato a portare, perché sennò questa sera da Lido Beach partono nuove denunce. Il titolo è Bassa Modenese, Bibbiano e non solo. È un problema a macchia d'olio che porta un 4 miliardi e mezzo di interessi. I bambini che vengono manipolati, lavati il cervello per poter dire che sono stati accusati, vengono affidati, vengono messi in case famiglia che costano da 70 a 300 euro al giorno. Quindi qui abbiamo, come vengono fuori le robe, abbiamo anche, perché se uno non si documenta, ecco il vantaggio dei vagimiglio, delle persone che cercano perlomeno di dire quello che sanno. Come lo sto a dire, basti semplicemente, la vicepresidente lo conosce perfettamente, no? I dati che sono ufficiali, no? questi sto dicendo, non sono dati numeri come quelli dell'Otto o della Vanamara. Quindi questi sono dati che dicono, un dato che appare enorme, che di fronte a minori in affidamento, a, per esempio a Bologna, che sono 240, che credo che sia un po' più grande di Reggio Emilia, minori in affidamento a Bologna sono 240, a Reggio Emilia sono 403. E quindi la giudice di Reggio Emilia, siccome noi nel libro Quadri di Grazia, io, Morcavallo, di Grazia e anche il professor Camerini, a un certo punto se uno leggesse questo libro dice ma come ho fatto a non mettermi in galera quello che stiamo dicendo, per queste cose le abbiamo tutte denunciate. Il problema è che poi non la faccio troppo lunga, è che per 20 anni nella Bassa sono stati allontanati 16 bambini della loro famiglia. Lorena, la sorella di Giuseppe, è dovuta scappare in Francia, l'avete visto in televisione, l'avete sentito diverse volte. 4 bambini che non ha più visto, i quali dicono che la mamma e per fortuna il padre è morto, perché così sono contenti di non vederlo, perché la mamma ha abusato completamente ed è di loro, e Stefano, il bambino che è in Francia, che ha compiuto 17 anni, i suoi fratelli non li ha ancora visti, e adesso fra un
po', io siccome mi approfitto che abbiamo, non l'ho detto, la vicepresidente della commissione, l'unica, perché tutte le altre con le cose sono scomparse, anche quelle del ministro, la Raffaella Sensoli è la vicepresidente della commissione d'inchiesta della regione Emilia Romagna della tutela dei minori, e quindi fino a Natale, perché cominceranno dopo domani, e il primo incontro lo dirà fare sotto la tenda a Lido Beach. E sicuramente, siccome il presidente ha detto che comincerete i lavori dopo Ferragosto, magari poi dopo Ferragosto potrebbe essere anche metà di settembre, perché lo sapete come si muovono, no. Però noi cerchiamo di fornire anche questa sera, in un momento di lontananza dai problemi, delle cose particolarmente serie. Allora, io se vado avanti tiro fuori tutte le denunce contro i giudici. Noi dobbiamo tirare fuori i giudici minorili, perché a Bologna, ma in tutta Italia, sono loro che non fanno attività tutorial, sono loro che non fanno contraddittorio. Ora, se un giudice... chiedo scusa. Se voi, in un tribunale degli adulti, trovate una persona che ruba al supermercato oppure che velena, almeno dopo 24 o 48 ore questa persona gli danno un avvocato, viene chiamato dal giudice. Nel tribunale dei minorenni non è così. Ti allontanano i bambini, te li portano via, ti ingannano. La Simona Triffe qui dice come ti portano via i bambini, una bella mattina arrivano in casa, ti fregano, poi te li portano in un'altra parte senza contraddittorio, senza avvocato, poi dopo anche un anno o due vieni a sapere, non vieni a sapere che il motivo per cui ti hanno tolto il figlio, ti trovi un avvocato e quando ti hanno tolto i figli sono già in adozione. E siccome sono in adozione da quella Valeria Donati, che io, Trincia, tutti noi, le stiamo dicendo di tutti i colori, ma non riusciamo ad incastrarla in nessuna maniera. Questa addirittura, a chi l'ha visto, se l'avete visto la penultima volta, l'hanno denunciata perché di una bambina marocchina che stava seguendo da un punto di vista psicoterapeutica, alla fine è diventata adottata. La madre è andata a Londra, è scappata se voleva stare tranquillamente e lei l'ha adottata. Come si fa a dire, ma com'è possibile che in Italia queste cose passino sotto silenzio? Perché la Valeria Donati dice, ma state scherzando? Io ero autorizzata a fare i colloqui perché appartenevo pagata dall'Audi Mirandola. La bambina è stata mandata a me, e quindi la prima me l'ha mandato il giudice. Il secondo giudice ha autorizzato le varie robe che c'erano per l'allontanamento della bambina. Il terzo giudice ha detto che io sono, ho i requisiti psicologici validi per fare la madre adottiva, la bambina è stata data a me, e che cosa volete? Quindi queste sono le risposte che, se uno non sta attento, ti fa prendere lucciole per lanterne, è chiaro? Allora, su queste situazioni noi dobbiamo cercare di cominciare a non farci raccontare come succederà, che adesso, siccome ci sono le elezioni regionali, e quindi sulle elezioni regionali e le elezioni nazionali, la faccenda della sanità, la faccenda dei bambini, la faccenda della tutela minori è un problema che emergerà in una maniera molto forte. Ecco perché il PD si sta arroccando, ma io non sto parlando di partiti, perché sono accusato, prima di essere, siccome difendo sempre che mi ricopre, un pedofilo. Premessa che non c'è bisogno, che la vera pedofilia è uno dei reati più gravi che ci possa essere, e se è un fatto serio noi dobbiamo prenderli e buttare via la chiave. Ma se però deve essere accusato uno ingiustamente per un mercato, per interessi, dovremmo prendere i giudici e buttare via, e i giudici non ne rispondono mai. Allora non si può dire, però chi ci difende dal giudice, ci difendono altri giudici, perché quello che stavo dicendo prima, mentre noi che parliamo a Modena, il presidente del tribunale, tutte queste robe, quando gli abbiamo detto di rifare i processi su queste persone, caro Valgimigli, non andiamo a rimestare. E vi sembra, e vi dico una cosa che sembra incredibile, ma è messa nero su bianco, cioè è adesso, non andiamo a rimestare. Ho detto, cosa vuol dire? Voce del verbo quale?
rimestare vuol dire andare a tirare fuori delle cose, perché sappia che soffrono più i giudici a sbagliare che le madri ad avere i bambini allontanati. Quindi ci vuole veramente una faccia tosta a poter rispondere in questo modo. Allora, io potrei andare avanti, lascio giustamente spazio a tutti gli altri, però quello che mi interessa questa sera, perché ne approfitto della presenza, non è che vi faccio un gancio di nascosto, sta attenta Raffaella perché ti tiro una trappola, però non è una trappola, poi risponderai tu. Siccome anche tu poi sei dovuto andare a votare, ma non più tardi di 10 giorni fa a Rimini, abbiamo fatto un incontro come questo, però non in mutande, a Lido Beach, al centro congressi, con tutta la polizia, perché... al centro congressi, con tutte le cose abbastanza serie, e c'erano senatori, deputati, e c'era il vice ministro della giustizia. Allora io ne ho approfittato, lui si era accostato, prima era come Raffaella accanto a me, e si è messo dove la Samantha. E allora mi sono andato contro per il microfono, così ho detto: caro ministro della giustizia, guardi che le sto ponendo un problema molto serio. C'è una ragazzina che oggi è diventata adulta, che ha 32 anni, che a chi l'ha visto di spalle, ed è la nipote di Giuseppe, la figlia della Lorena, dove la Lorena dopo 21 anni in diretta vedeva per la prima volta sua figlia, che non la riconosce più, che non la vuole più, e questa ragazza ha confermato, per chi l'ha vista la puntata, che è inutile che i giudici abbiano detto che i fatti non sono successi. Ha dichiarato che lei ha ammazzato, che lei ha tagliato la testa ad una serie di bambini. Faccia finta che io dica: ho ammazzato la Samantha, la Francesca, la signora e l'altra, che sono tutte vive qui di fronte. Dice: poi te le ho messe, le ho sepolte, poi dopo ho bevuto il sangue. E quindi sono cose particolarmente evidenti. Forse questa ragazza dopo 21 anni, seguita dalla stessa dottoressa Valeria Donati dopo 20 anni, continua a dire che lei ha ammazzato e ha fatto queste robe. Allora io ho detto: come al solito sono sempre quello che rompe le uova nel paniere, però faccio lo psichiatra, non posso dire che faccio lo psichiatra attraverso uno schermo televisivo, però non riusciamo, perché avevamo fatto anche una conferenza stampa con il senatore Giovanardi, quindi vedete io faccio tutto l'arco costituzionale, comunisti, Giovanardi non è un gran compagno di viaggio, lo sapete bene, però la cosa l'ha seguita molto bene. E allora abbiamo chiesto ufficialmente al sottosegretario di trovare la strada per poter valutare le complicazioni, stare attenti, perché se io chiedo una perizia psichiatrica, quella davvero mi querela sul serio e dice: io fino a prova contraria sono normale, vivo in una famiglia normale. E dice: perché chiedere una perizia psichiatrica? Perché i problemi sono due: siccome i fatti non sono stati commessi, o questa ragazza sta dichiarando il falso e quindi denuncia delle persone che non sono, o questa ragazza, usando un termine poco psichiatrico, da psichiatra, è matta. Perché uno che dice che ha ammazzato, che ha bevuto, non è probabilmente nelle sue condizioni psichiche normali. Noi non riusciamo a, anche col sottosegretario al Ministero di Grazia e Giustizia, ad ottenere che questa ragazza venga valutata, perché non ci interessa, la ragazza ha 32 anni, la chiamiamo ragazza, quando ha detto queste cose aveva 12 anni e dopo 20 anni continua a dire le stesse robe, perché è seguita dalla stessa psicologa che si chiama dottoressa Valeria Donati di Mirandola. E quindi, ripeto, non riusciamo a stanare questa situazione. Allora io, siccome Raffaella Sensoli è la vicepresidente, non come un campo a sinistra, ti chiedo, Raffaella, se è possibile trovare l'audizione, un qualcosa per poter chiamare la stessa Valeria, per poter andare a capire in quali condizioni psicologiche per questa ragazza. E mi sono permesso
di chiedere, di farvi vedere se vi interessa, dura 5 minuti, di chiedere a Giuseppe, per chi non l'ha vista, se l'avete tutta o no, di farvi vedere quello che ha detto Valeria Covezzi alla televisione. Se vi interessa, così vi rendete conto che non sono se io ho avuto le travecole oppure se sono grave. Poi smetto perché sennò arriviamo a notte. Grazie. Sì, come avete capito, questo è un incontro che intende andare a fondo, intende andare fino in fondo, naturalmente senza reticenze. Allora, possiamo andare avanti col programma, anche perché è arrivata Chiara Brillanti, psicologa e psicoterapeuta, consulente nella revisione dei casi di veleno, e quindi io le cedo subito la parola. Dottoressa, lei. Buongiorno a tutti, io sono una psicologa, purtroppo la nostra categoria è entrata nel ciclone di tante cose. Io si dice che la psicologia non serve, fa danni. Io continuo a sostenere che la psicologia è una scienza molto giovane, non ha l'ordine, non ha più di 30 anni l'ordine. La psicologia nasce faticosamente alla fine del 1800, perciò è una scienza giovanissima. Ed è molto potente in quanto ha una impossibilità di tipo tecnico di poter in qualche modo vedere cosa sta nella testa della gente, ma nello stesso tempo la testa della gente ha un suo potere, la testa di tutte le persone hanno un suo potere di ragionamento che non è in nessun modo calcolabile. Pensiamo solamente al concetto di verità, di bugia, di sanità, di malattia, tutti i concetti che continuano a cambiare. Fino a quando non avremmo fatto abbastanza sperimentazione, è difficile poter fissare dei punti dove ci sono accordi per tutti. Ora vi faremo vedere un video. È pubblico, lui non è stato denunciato, io sì, ho detto tre parole. A chi l'ha visto? Tre, proprio niente. Le parole sono state, sì, per me è un lavaggio del cervello, sono stata denunciata, non sono ancora andata al Consiglio dell'Ordine a vedere perché. Ecco. No, ecco, grazie, difendimi per favore, ecco qua ci sono avvocati e amici, ma sono stata denunciata perché ho detto che le bambine purtroppo hanno subito una sorta di lavaggio del cervello. Oh, ho detto solo questo, non sono andata oltre, non so neanche di che bambine stavo parlando perché ce ne sono tante, va bene, fa niente. Comunque sono contenta che, nonostante, non di essere stata denunciata, che quello che ho detto non l'ho detto solamente io, l'hanno detto in molti. Camillo non ha paura di niente, dice lui, però per me lo denunciano anche lui, ha paura di niente, però è stato molto chiaro, molto esplicito. Noi siamo all'interno di casi difficilissimi, ma non uno. Se ripetono in continuazione, nascono dall'Inghilterra, poi vanno in Francia, poi vengono in Italia. Una nostra collega 20 anni fa aveva detto ce ne saranno 5 in Italia, poi la piantano, ce ne sono stati 5. E questo è il nostro, perché io sono di non angeli, demoni, che è quello che viene dopo, ma dei diavoli della bassa, è credo quello più drammatico. In quanto vittime ce ne sono state di tutti i tipi, i bambini, i genitori, le tasche nostre, perché sono stati spesi un sacco di soldi, carriere rovinate, bambini flippati, irrecuperabili, di tutti i colori. Questo è stato un danno della psicologia, però io dico anche della giustizia e anche della categoria delle assistenti sociali, dove ce ne sono di bravissime persone che veramente sanno fare il loro difficilissimo lavoro, però qua in questo caso non è stato così. Considerate che voi adesso vedete un video di, ve lo dico per chi non riesce a vederlo, di una bambina, di una donna di 30 anni che afferma di essere stata fortemente
abusata, cioè di avere subito l'insulto orribile dell'abuso intrafamiliare. È molto drammatico. È stato mandato in onda a chi l'ha visto per la prima volta, l'abbiamo visto anche noi lì, e lì c'era la mamma di questa bambina, che è stata facilmente riconoscibile. Non è stato questo, ma è stato quello prima di questo, e siamo praticamente nella stessa linea. La mamma, allora, la scena è stata, perché io ho detto tre parole, meno male che ne ho detto tre, perché la scena è stata questa, eravamo lì, chi l'ha visto, sapete, papà papà, ci inquadrano, c'era Pablo Trincia, c'era Mica, c'era io, c'era la mamma di questa bambina, e a un certo punto viene fuori un video che è di una intervista fatta da chi l'ha visto a uno di questi bambini, le primissime interviste che noi riusciamo a vedere. Perché se riuscissimo a parlare con loro, se qualcuno di neutro, non certamente io, ma di neutro riuscisse piano piano con i tempi giusti a parlare con queste signore, io ritengo che come la psicologia ha potuto fare danni, la psicologia può anche ripararli. Io non so se voi siete mamme, babbi o persone che a 30 anni scoprite di sapere, di essere sicuri di essere stati abusati. Vi ricordate tutto dell'abuso, poi a 30 anni vi dicono che non è vero niente. Pensateci. Cioè, solo questa cosa è, secondo me, terribile. Questa cosa è continuata per bambini di 10 anni fino adesso, per 20 anni. Famiglie affidatari convinte, non in mala fede, convinte che queste bambine che loro avevano preso dentro alla loro casa erano state abusate. Dove ci sono due tipi di abusi, uno intrafamiliare, anzi tre, uno extrafamiliare, uno cimiteriale. Ve lo dico perché così capite, poi io non parlo più perché fate i conti voi. Uno cimiteriale, tre. Ci sono stati una serie di processi che non finiscono più, però i fondamentali sono stati tre. Uno per abusi commessi, trovati dall'USL, dagli psicologi dell'USL, di bambini che secondo loro non avrebbero detto niente, registrato, non, nessuna prova, tutto derelato, come dicono gli avvocati, cioè raccontato da una terza persona, perciò il filtro è già di una terza persona. I giudici ci hanno creduto, questi bambini erano fatti così, si poteva di fare qualcosa, va bene. Allora, il primo è stato abusi intrafamiliari e abusi in zone non cimiteriali. Ci sono state delle condanne. Il secondo, abusi cimiteriali, e per abusi cimiteriali parlo di bambini che raccontano di tutto. Non so, Camillo te l'hai già spiegato, Camillo, te l'hai già detto cos'è che raccontavano i bambini? No, io ti chiedo, l'hai già detto. No, allora, uccisione di altri bambini, fratelli che abusavano i fratelli, bambini che abusavano altri bambini, sulle tombe, dentro i cimiteri, che venivano portati in massa nei cimiteri e lì venivano fotografati, abusati, e produzione di prove, anzi produzione di visite mediche, dove la ginecologa e il medico affermava che i genitali di questi bambini erano distrutti, molto probabilmente non avrebbero avuto mai più bambini. Una cosa drammatica. Io ho incominciato a difendere una mamma che è stata prosciolta, ma vi garantisco che quando leggevo, io ero molto preoccupata e angosciata. Ovviamente, perché ci credi, non ci credi, si sta facendo il processo, se è vero era macello, ok? Perfetto. Poi il terzo processo, una di queste bambine dice che è stata fatta uscire dalla scuola, violentata con una frasca nelle parti intime e poi è rimessa a scuola. Diciamo questi tre momenti cardini, processuali. Il primo è finito con condanne per tutti. Il secondo è finito con condanne per tutti, compreso il parroco, che è morto di crepacuore il giorno prima della sentenza, ok? E tanta gente che è morta e che si è rovinata.
Corte d'Appello, secondo grado, assoluzione. Corte d'Appello, terzo grado, assoluzione. Non tutti, perché ne mantengono, in quanto ci vede, non si poteva fare sto casino per niente, ne mantengono qualcuno, qualche pesciolino piccolo rimane nella maglia della giustizia. E si fa, come noi conosciamo, 11, 10, 9 anni di galera. Portano via i bambini quando appena nati, per precauzione, sarà parto. Poi dopo dicono che erano prosciolti, che non hanno fatto niente, ma intanto i bambini non sono mai tornati. Perché si incomincia a pensare che c'è un traffico di bambini? Non per un caso che in fin dei conti è un caso chiuso, un errore, tutti dicono un errore ci sta, che ci sia, sì, un errore, d'accordo, perfetto, viene giù il ponte di Genova, è un errore ragazzi, sono morti un sacco di gente, è un errore, ok, ci sta anche nella giustizia. Ma perché sti bambini non sono mai tornati a casa? Mai? Cioè fai un errore? Nel 2002 dici che non è vero niente? Perché nel 2019 i bambini non sono tornati a casa? E perché noi lo sappiamo? Lo sappiamo perché abbiamo letto le carte, abbiamo visto come hanno lavorato i servizi, cosa dicevano di questi bambini e come questi bambini incominciavano a dire che non volevano più tornare a casa. Perché? Ma perché tutti erano piuttosto convinti che questi bambini, in virtù del primo processo, in virtù dei fatti cimiteriali, in virtù di questo e di quell'altro, forse la giustizia aveva sbagliato, doveva condannarli, forse no, ognuno la pensava come il suo cuore sentiva che era vero. Ma il cuore non può essere un giudice, ma non può essere neanche un fattore psicologico, è una nostra impressione, un nostro vissuto. Questa bambina dà credito a una teoria, il falso ricordo. Il falso ricordo è una cosa terribile. L'hanno studiata, eh? L'hanno studiata e hanno verificato che se voi siete per qualche motivo convinti che una cosa non vera è successa, la vostra mente costruisce tutta questa cosa e si costruisce, la tengo corta perché sarà una cosa terribile, e si costruisce il falso ricordo, cioè voi siete sicuri che da piccoli siete stati abusati, ma vi ricordate anche di esservelo, se siete cresciuti con questa ipotesi. Abusati? Non avete mai pensato di non essere figli di vostra madre e di vostro padre? Avete pensato di essere stati adottati? Sapete che è uno dei pensieri più comuni nei bambini adolescenziali? E perché? Perché gli adolescenti sentono un bisogno di libertà, sentono un bisogno di essere ricchi ed essere liberi, che quando un genitore gli dice basta, tu non esci, ma è proprio il mio genitore questo qua, ma siamo proprio sicuri, ma siamo proprio sicuri, ma voi vedete questo va adottato. Questa è l'idea, poi uno dice no, gli stessi occhi, gli stessi, ma andiamolo a dire a dei bambini che invece sono più disturbati e hanno un bisogno di uscire più fortemente dalla famiglia o sono più agitati. Possono anche mettersi in testa di essere stati adottati e di andare a cercare, così se ne vanno in giro con le scarpe da tecnica a fare quello che vogliono, i loro genitori. Una buona scusa, è una buona metodologia interiore, perché ci convinciamo di qualche cosa di preciso. Allora ritorniamo qua, sono fatto come Bergi Pindi che mi distruggo. Questa bambina non ha subito abusi cimiteriali, è stato detto dai giudici, non li ha mai denunciati durante il secondo processo. Lei non ha mai detto di essere stata portata durante il secondo processo ai cimiteri, ha sempre detto di avere subito abusi intra o extra familiari, detto, non detto, non ci interessa. Vediamo il video. Non violento, ma non si limitava solo a usare le mani su di noi, ma perpetuava a me e ai miei fratelli una violenza in ambito fisico e sessuale. Poi vedere una mamma che non interveniva e soprattutto che
che non ci proteggeva era la cosa più dolorosa di tutte. Valeria Covezzi, oggi 31 anni, è uno dei bambini allontanati dalla loro famiglia 20 anni fa durante l'inchiesta della Bassa Modenese su un presunto giro di pedofili e adepti a riti satanici. Valeria, figlia di Delfino e Lorena Morselli, ha deciso di parlare dopo l'inchiesta Veleno di Pablo Trincia, che getta nuove ombre su uno dei fatti più sconvolgenti della storia italiana. Errori giudiziari, secondo la ricostruzione giornalistica, ma per Valeria quegli orrori sono accaduti davvero. Non è un brutto sogno, non è stata una brutta cosa. Se anche minimamente avessi avuto un dubbio, avrei detto: io voglio la mamma, io voglio tornare a casa, io ho voglia della mia famiglia. Ma in 20 anni non ho mai sentito il bisogno, la mancanza di questo. Non sentivo più casa, quella di Massa Finalese. Per me la casa era nuova, era sulla nuova famiglia che fin da subito mi ha accolto una figlia. Valeria conferma anche i riti satanici nei cimiteri, aspetto questo che è stato archiviato nell'inchiesta. Ho visto, ho assistito all'uccisione di bambini, non solo mia, ma anche di altri bambini che uccidevano, e anche adulti che facevano queste azioni violente. Come li uccidevano questi bambini? Impugnavano il coltello e sferzavano il colpo. Hai dovuto uccidere anche tu dei bambini? Io l'ho visto fare e una volta lo feci anch'io. Con la recente inchiesta Angeli e Demoni su affidi illeciti nella Valdenza, anche la vicenda della Bassa Modenese ha ripreso vigore e ancora una volta divide. Alcuni dei bambini allontanati dalle famiglie sostengono a distanza di 20 anni di essersi inventati tutto, mentre altri, come Valeria, insistono di avere vissuto davvero quelle atrocità. I segni che io mi porto sulla mia pelle sono indelebili, fanno ancora male. E soprattutto il modo con cui vengono ancora ripresi, ancora è quasi una violenza doppia, perché non abbiamo neanche il diritto di dirci: ci lasciamo le spalle un passato di sofferenza, una realtà comunque che vorremmo non dimenticare, perché ma iniziare a lasciare, perché è veramente un fardello pesante. Allora non ci sente? Io anche tu credo, chiedo, lo ripeto, che questo video sia mostrato in commissione. Ho chiesto al microfono, la ragazzina deve andare. Ripeto, due un flash solo per ripetere. Do rimbalzo alla vicepresidente della commissione, questo video deve, insomma non lo so quello che pensate voi, ma non credo che sia una persona normale. Parlo, non voglio stare a dare delle diagnosi psichiatriche, allora sì che sono querelato sul serio, però credo che una persona racconta di aver ucciso, di aver fatto fatti gravissimi mai accaduti. Qualcosa non funziona, o non funziona noi che la stiamo ascoltando perché siamo tutti normali noi, o c'è qualcosa dall'altra parte. E siccome questa ragazza, come ha raccontato prima Chiara, cedo poi subito la parola, è seguita, no Chiara, ancora seguita dalla Valeria, lei ha adesso, non ne sono sicura perché è stata querelata, allora il discorso, vabbè, non diciamo che è seguita tuttora perché lo possiamo dimostrare, però abbiamo notizia, diciamo chiaro, che è in terapia la Valeria, questo certo. Allora noi abbiamo bisogno di sentire dalla sua terapeuta a che cosa serve dire questo. È stata lei che ha avvicinato il giornalista, o prima quelli di Chi l'ha visto, ma anche quelli di Teleradio Città di Modena. Voglio dire queste robe perché la smettano quelli di Veleno o gli altri di dire delle cose false. Poi io te la rimbalzo e se è un gancio. Questa è una versione, io ce la mia. Io sono, allora vi dicevo, ero Chi l'ha visto, c'era un video come questo e la mamma si sentiva male. Era con noi quattro mentre veniva prodotto il video, rivolto, non c'era più, eravamo rimasti tre.
io non ho resistito. Lorena che esce dagli studi di chi l'ha visto dicendo aiuto, 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 io gli sono andata dietro, così ce n'erano due, Pablo e la Patrizia. Chi l'ha visto si sono accorti di questa cosa e hanno continuato altre cose. Io ho seguito Lorena, la mamma, e siamo riusciti a tornare per l'ultimo parte, l'ultimo minuto, seduti lì dove ci avevano visto, per chiudere dignitosamente questa trasmissione. Mi ha fatto una domanda, 3 secondi, Pablo gli ha detto, è stata l'intervista più veloce della mia vita. Mi hanno chiesto quanti bambini erano, ho risposto 15, è finita l'intervista. Perché c'era stato tutto questo problema, io ho risposto sì, qui c'è di mezzo un lavaggio del cervello, e da lì non sono più riuscita neanche a spiegarlo, e lo spiegherò a miei colleghi tranquillo. Questo è un lavaggio del cervello, ma non è un lavaggio del cervello fatto appositamente per qualche motivo subdolo. Molto probabilmente non è neanche la dottoressa che le ha curati che ha potuto fare questo. Quello che è stato un processo psicologico comprensibilissimo, quando i bambini vengono strappati in quattro dalla casa della mamma, si scioccano, si stressano, si separano. Una bambina aveva 3 anni e io mi sono chiesta, Camillo, ma perché una bambina di 3 anni con la legge che i bambini piccoli devono andare in famiglia affidataria è stata al Cenacolo Francescano per altri 7 anni? Perché? No, lo sanno gli psicologi. Che lo dicono i giudici? Sì. E perché quelle che invece erano più grandi, che potevano stare un attimo insieme, almeno nella prima botta sono stati separati tutti e sono andati da mamme affidatarie scioccate, da padri affidatari scioccati, che non sapevano cosa dire a questi bambini, che non sapevano cosa fare con questi bambini. E a un certo punto quello che è andato avanti per 2 anni è diventata la verità interiore, cioè i bambini erano abusati. Poi dopo 2 anni, poi dopo 4, dopo 6, dicono che i cimiteri non c'è stato nulla, e guardate che l'hanno cercati bene, ma bene bene, hanno dragato il fiume, hanno speso tantissimi soldi, ma in Italia ne hanno fatto un altro uguale, stesso risultato, bene. Perché questa bambina parla di aver ucciso nei cimiteri i bambini e piange quando dice a me della mia mamma non interessa niente? Perché ha dovuto costruirsi una falsa realtà, ma non perché qualcuno aveva interesse, molto probabilmente tutta la situazione aveva interesse che questi bambini confermassero quello che era il timore, che ci fossero effettivamente dei pedofili. Poi angeli e diavoli purtroppo ci hanno reso ancora più difficile per capire che stava succedendo una cosa ancora più grave, cioè che effettivamente gli psicologi, in un metodo che è il metodo CISMAI, che è un gruppo di enti che uniscono 450-90 USL di tutta Italia, dove un gruppo di persone che ci credono insegnano alle nostre colleghe dell'USL come fare parlare i bambini con un metodo. Noi riteniamo che quello è un metodo sbagliato, perché ha fatto un sacco di errori, e quando l'errore è fatto la giustizia ha ben ragione di andare a cercare i pedofili, c'ha ragione. Però se i bambini rispondono, parlano, dicono, e dopo 20 anni che sappiamo che non è successo niente, ancora sono lì a dire che hanno ucciso altri bambini, questo metodo è sbagliato. Chiara Brillanti adesso è l'ultimo, penultimo, no? Questo è nel senso, quindi l'avvocato Salvatore Di Grazia.
sì. Io sono per forza breve, impegno vera di... No, non mi hanno denunciato, no, ma volevano denunciarmi quando ho scritto questo libro intitolato Come i tempi di Erode, le prassi anomale della giustizia minorile. L'ho scritto nel 2013, quindi posso parlare al di sopra di ogni sospetto, ed è per questo il motivo per il quale ho chiesto, quando Camillo Vasemiglia mi ha detto il titolo del convegno è Dalla Bassa a Bibbiano, io ho detto e non solo, perché purtroppo Bibbiano non è un caso isolato, ma direi che è emblematico, è paradigma di tutto quello che succede sistematicamente, perché uso il termine sistematicamente, perché il sistema di giustizia minorile produce questi guasti, produce questi errori. Perché li produce? Parliamo di avvocati, gli avvocati credono in certi valori che sono quelli di civiltà giuridica, quale il diritto di difesa. Per esempio, se viene arrestato uno, entro due giorni la convalida dell'arresto. Non è che il pubblico ministero o la polizia può fare quello che vuole. In realtà, nel campo minorile, un assistente sociale può decidere del destino di un bambino, sottrarlo alla famiglia, ma da comunicare al giudice la propria versione dei fatti senza un riscontro oggettivo, senza che ci sia un verbale degli incontri o delle indagini, ma solo sue valutazioni. Questo è anche teorizzato dai padri del diritto minorile, tipo Alfredo Carlo Moro, che dice chiaramente, dice la giurisdizione, cioè l'attività del giudice minorile, è un'attività debole, nel senso che è preponderante l'aspetto amministrativo, cioè l'attività del servizio sociale. Ma in che cosa consiste questa attività? Consiste in un'indagine di tipo sociale, la composizione della famiglia, la casa come messa, dal punto di vista anche igienico. L'assistente scrive quello che vuole, magari a distanza di settimane o mesi dal sopralluogo, però ha anche un compito di valutazione. Di che cosa? Di valutazione delle idoneità genitoriali, valutazione dello stato di benessere del bambino. E quindi sulla base di informazioni e valutazioni non verificate il giudice prende delle decisioni. In che modo? Emette dei provvedimenti provvisori, ma siccome sono provvisori non sono reclamabili a un giudice superiore. Nel campo della separazione abbiamo avuto una conquista, cioè anche i provvedimenti provvisori alla prima udienza, un tempo non dal Presidente, non erano reclamabili. Oggi sono reclamabili, perché è un principio elementare di giustizia. Nel campo della giustizia minorile questo no. Lo strapotere dei servizi sociali è tale per cui gli stessi giudici adesso, per il caso di Vasemiglia, si considerano parte lesa, ma siamo stati ingannati anche noi. No, sono stati ingannati dal sistema, per cui credono ciecamente agli assistenti, ma non credono per esempio all'avvocato che porta prove. Io nel caso, poi dirò qualcosa della mamma che è qui, nel caso di questa vicenda, siccome la mamma rumena che sta venuta in Italia ed era incappata nelle grinfie di una giovanissima assistente sociale, la quale, siccome la maestra aveva segnalato una ecchimosi sulla coscia della bambina, una delle tre, perché erano in tre, da lì è nato un problema per cui l'assistente sociale ha fatto la sua relazione al giudice, il giudice ha deciso fuori tutti e tre bambini, prelevati alla sua insaputa, va a scuola per prenderli, non li trova. L'assistente sociale insieme alla polizia li aveva già prelevati e messi in una casa famiglia. L'audizione di lei da parte del giudice, il provvedimento era emesso il 30 ottobre, era stata convocata per il 19 maggio dell'anno dopo, quindi non è stata data la possibilità a lei neanche di
sentire la sua versione. Questo è il meccanismo con il quale funziona la giustizia minorile. Non c'è, come dire, assolutamente il rispetto del diritto di difesa, ma non c'è la possibilità di provare che quello che dice l'assistente non è vero. Addirittura il ruolo dell'avvocato, e io ho il caso qui, c'è una mia cliente, quindi una mamma alla quale hanno portato via i bambini, con questa motivazione che i bambini, soprattutto il grandicello, subiva l'atteggiamento eccessivamente nervoso della mamma. Allora, quanti genitori sono qui nervosi, eppure ve lo giuro, eccessivamente nervoso della mamma. Quindi l'hanno preso, messo in una famiglia. La famiglia, dopo un anno e un mese e mezzo, siccome il bambino era un bambino che dava da fare, quindi innervosiva nel senso, ha mandato un'email dicendo: non vogliamo più questi bambini, teneteveli. Questo per dire, bene, quando io non ero il suo avvocato, quando si è rivolta a me e ho iniziato a fare quello che fanno gli avvocati, forse qualcosina di più, cosa scrivono? Cosa dicono le assistenti in una seduta peritale? Cioè, io ho ottenuto che venisse nominato un perito, un consulente tecnico, cioè uno fuori dal servizio, il quale poverino dice: ma io ho riscontrato un'insofferenza delle assistenti perché hanno vissuto il mio ruolo, cioè come nominato dal giudice, come un'intrusione non gradita, perché loro non vogliono assolutamente che qualcuno valuti il loro operato. E scrivono, dice: se uno è convinto di avere ricevuto un torto e ricorre dei legali, cioè se una mamma alla quale hanno portato via i figli si rivolge a un legale, innesta dei meccanismi che sono aggressivi. Un avvocato che fa il suo mestiere è un aggressore. Perché è il caso di Bassa Modenese, qui poco ci manca che anche è un violentatore degli assistenti sociali. Dice: dal momento che la signora ha individuato nella tutela legale dell'avvocato di grazia uno che l'ha armata fino ai denti, il suo unico intento, cioè dell'avvocato, è stato di distruggere il servizio e così facendo distruggere anche i bambini. Se c'era una possibilità, c'erano delle possibilità di riavere i bambini, e questa donna si è consegnata a essere strumento dell'avvocato, e questo accanimento legale farà saltare qualsiasi possibilità per questi bambini. Dunque, sì, addirittura fanno delle diagnosi, delle prognosi, come se fossero i loro giudici. Questo è il problema dei problemi. E io lo dico alla Raffaella: il sistema deve essere riformato e inserire il metodo, il metodo che è insito in ogni tribunale, perché anche il tribunale dei minori deve essere un tribunale in cui valgono i principi di civiltà giuridica, quali il diritto di difesa, il contraddittorio, quello delle prove. Se non si faranno queste modifiche, noi avremo sempre i casi di Rignano Flaminio, di Bassa Modenese, di sempre, perché è il sistema che è così congegnato. Ora dico le prove, vi faccio solo questo esempio e concludo. Per quanto riguarda questo caso, è il caso invece della mamma che è qui presente. Il caso della mamma, lei il 21 dicembre 2015 ha un incontro protetto con i suoi bambini. Da quel giorno le sospendono gli incontri e scrivono al giudice una relazione in cui scrive: la mamma non si attiene, dopo tre mesi, la mamma non si attiene a importanti prescrizioni su alcuni dettagli e dimostra ostilità verso il servizio. Da un colloquio che lei ha abusivamente, cioè ma legittimamente registrato, perché la registrazione di un colloquio anche senza l'autorizzazione dell'interlocutore è valida, è prova, la si può usare in giudizio, bene, dalla registrazione risulta che questi importanti dettagli consistono in questo. L'assistente dice:
Le altre volte sei stata bravissima, hai fatto tutto bene, ma il 21 dicembre no. Ditemi, cosa è successo? Dice, quanti erano i bambolotti che hai portato in regalo ai bambini? E lei dice, tre, come tre? Sì, dice, due alla bambina perché già aveva un passeggino con le per gemelli e una per il maschietto. Allora il maschietto è stato trascurato perché ne ha avuto uno di bambolotti anziché due. Ma dice, no, ma c'erano altri regali, la macchinina, gli ombrellini. E ci abbiamo anche un dito. E poi dice, le foto, non stare a fare le foto dei suoi bambini. In quel momento un incontro di un'ora ogni 15 giorni. Tu non sei stata capace di rispondere con un tono di adesione all'imperativo, al divieto dell'assistente che ti diceva di non fare le foto. Questa è l'ostilità verso i servizi. Questi sono i presupposti per cui il giudice, leggendo queste frasi così ambigue e sibilline, addirittura ha pronunciato, in sensi del 333, la sospensione della potestà genitoriale. Ecco, questa è l'assurdità. Per quanto riguarda questa vicenda, ci ho messo 5 anni. Per chiuderla in che modo? Dopo che 5 anni di bambini presso una casa famiglia, il giudice stremato, perché ogni volta che gli smontavo il teorema me ne costruivo un altro, addirittura quando è emesso il decreto definitivo, sapendo che la Corte d'Appello mi avrebbe dato ragione, sapete cosa ha fatto? Ha chiesto al PM di aprire un procedimento di adozione. Per cui la Corte ha dichiarato che la mamma era la mamma, non c'erano motivi per dichiarare una sospensione, una limitazione alla potestà genitoriale, ma nel frattempo il giudice ha voluto che si aprisse un procedimento di adottabilità che si è concluso con un non luogo provvedere. L'ultima cosa, ma veramente ultima, perché ho qui due nonni, i quali per 5 anni dalla nascita della bambina, che gliel'hanno portata via i servizi alla mamma, che poi è morta, non li avevano fatti vedere. Perché dicevano i servizi, tanto va in adozione, tanto è adottata. Invece, per grazia di Dio, proprio perché ci fu una perizia, una consulenza in cui Valgimigli era CT di parte, il tribunale decise che i bambini, che è la piccola, la neonata e anche gli altri due fratellini, non erano adottabili perché dove c'è amore non c'è abbandono. Beh, i servizi hanno fatto di tutto per impedire l'esecuzione di quella sentenza. Di tutto, perché contestualmente avevano fatto un appello chiedendo al giudice di appello un affido senza termine per la bambina alla famiglia affidataria e il divieto di conoscere i nonni. Ma cosa è successo? È successo che la famiglia affidataria, una psicologa, la mamma affidataria, quando ha saputo che la bambina non poteva essere adottata, ha rinunciato, ha detto tenetela. Per cui la bambina è stata messa di nuovo in una struttura in attesa di una nuova famiglia affidataria. Questo è anche il mercato delle adozioni. Io non sono convinto che ci sia un mercato, un business economico. Ma alle volte anche c'è un mercato nel senso di favorire l'amica dell'amica perché magari l'adozione è difficile ottenerla. Quindi una bambina che ha avuto il dramma di aver perso la mamma, perché nel frattempo la mamma è morta, perde anche la mamma affidataria e in più il servizio si ostina a non farle conoscere i nonni che lei sa che esistono. Ma questa è libertà. Vabbè, visto che il cane si è arrabbiato. Io aggiungo solo una roba alla conclusione dell'avvocato Di Grazia, essendo come il presidente purtroppo in tutti e due i casi, sulla vicenda che ha raccontato adesso dei nonni, cioè ci sono delle situazioni di una disumanità disarmante. Io insieme con loro
nonna Maria Grazia e nonno Giuseppe, che sono qui presenti, e c'erano anche i due ragazzini che sono riuscito, lo dico come dice di grazia, a portare a casa. Sì, c'è anche Patrick, va bene adesso. Quando è morta la loro figlia, madre dei tre figli, che c'era la Melissa, doveva essere in adozione, che incontravano una volta al mese per un'ora, non è stato possibile, la ragazzina è rimasta fuori della hospice dove eravamo con Emanuela, sono stati allontanati loro e la madre è morta, negli ultimi giorni non era più in grado, ma quattro giorni prima a me aveva detto ce la fa, perché veramente sono stato malissimo a farvi vedere la Melissa con i miei genitori, e io gli avevo detto spero di sì, non ce l'hanno fatta vedere. Allora queste fanno parte di quella disumanità disarmante che non si spiegano normalmente. Nel caso, e concludo perché sono anche il consulente, purtroppo adesso smetterò perché sono troppo vecchio, anche della Simona, io non ho mai visto come consulente di parte i suoi figli, perché il giudice e il consulente tecnico d'ufficio, quando sono andato a vederli vicino a San Marino, hanno allontanato i figli, i nonni, è vero o no? Quindi queste sono situazioni che tu le denunci in tribunale, al giudice abbia fatto la riunione, e i ragazzini adesso inspiegabilmente, dal momento che l'avvocato di Grazia ha denunciato gli assistenti sociali, e per la prima volta, una delle poche volte in Italia, la capa dei servizi sociali di Rimini sarà rinviata a giudizio e sarà puntualmente assolta, non è che pensiamo noi di questo, però è la stessa capa di cui la dottoressa Brillanti, prima parlando del CISME, pur essendo del pubblico, è la responsabile del CISME, posso dirlo, vero Chiara? No, non aver paura, lo dico io. Ecco, volevo dire una cosa, noi stiamo parlando di casi grossi, pesanti, emotivamente scioccanti, sparsi per tutta l'Italia, perché il metodo è sbagliato, questo l'ho già detto, però i mezzi giusti ci sono. Nel tribunale i psicologi dovrebbero essere più formati, gli USL di psicologi dovrebbero essere più formati, con un'informazione tecnica che in questo momento non c'è. C'è una carta che si chiama la carta di Noto, che è il documento ancora non perfetto, ma quello che crea meno problemi. Se fosse stata applicata in tantissimi casi, tutta questa sofferenza umana non ci sarebbe stata. Allora, l'ultimo intervento, tra l'altro di un relatore, una relatrice che insomma parte in causa per il ruolo che ha, perché Raffaele Senso è come precedente vicepresidente della Commissione tutela dei minori della Regione Emilia Romagna. A lei la parola. Sì, buonasera a tutti, io intanto vi ringrazio per l'invito e ringrazio voi di essere qui, insomma, nonostante appunto le ferie e il caldo, almeno ci ha graffiato un po' il sole che è andato via, insomma. È difficile intervenire dopo quello che si è sentito. Io non sono né uno psicologo, né uno psichiatra, né un avvocato. Il mio ruolo è molto delicato. Io quando ho iniziato a leggere sui giornali quello che è successo in Valdenta, quello che è successo a Bibbiano,
da un lato sono rimasta scioccata come tanti di noi, perché è difficile credere che possano succedere determinate cose, dall'altra purtroppo dentro di me sapevo che avevo ricevuto una sorta di conferma, perché in realtà da quando 4 anni e mezzo fa sono entrata in regione, a parte aver avuto sempre contatti con l'avvocato di Grazia, però avevo ricevuto segnalazioni da parte di genitori che ritenevano di aver subito un torto, diciamo così. Però purtroppo voi capite che il ruolo di un consigliere regionale, di un politico, non può essere quello di risolvere il singolo caso, e quindi naturalmente l'unico consiglio che potevo dare era quello di rivolgersi ovviamente alle autorità, farsi seguire da un avvocato, cercare di trovare giustizia per le vie che consente lo Stato italiano per cui si possa trovare giustizia. E naturalmente però il tarlo rimaneva per cercare di capire che cosa non funziona all'interno dei nostri servizi sociali. Quello che è emerso poi e che è scoppiato in queste settimane, diciamo, ha il risvolto positivo di aver finalmente scoperchiato anche pubblicamente, aver consentito anche pubblicamente di affrontare il tema, perché effettivamente ogni volta che ci si poneva delle domande un po' più scomode rispetto a quella che è la narrazione dell'eccellenza dell'Emilia Romagna, in qualche modo si veniva messi a tacere. Io prendo spunto da una frase che diceva prima l'avvocato di Grazia, cioè che è quella appunto della risposta che viene data, dell'accusa che viene data quando si cerca di far emergere quello che non va all'interno della nostra regione, cioè quello di essere accusati di voler distruggere il servizio. Secondo me noi qua stiamo facendo un grande favore ai servizi sociali dell'Emilia Romagna, facendo emergere quello che non va, perché quello che sta venendo fuori, quello che è emerso in queste settimane, quello che purtroppo abbiamo letto tutti i giorni sui giornali, stiamo continuando a leggere sui giornali, va anche a tutela di quelli che cercano di lavorare bene all'interno dei servizi sociali dell'Emilia Romagna, che poi ci siano delle difficoltà, che siano pochi, che ci sia l'errore, che ci sia la colpa, che ci sia il dolo, sono tutti casi differenti, ci sono persone, ci sono soggetti all'interno dei servizi che provano a lavorare bene ma hanno scarsità di mezzi e scarsità ovviamente anche di collaboratori e di colleghi, perché sono pochi e il tempo che hanno a disposizione è ancora meno e i soldi ancora meno. E a proposito di soldi, io feci un accesso agli atti già qualche tempo fa e nel 2016 la Regione Emilia Romagna spendeva tra affidi eterofamiliari e strutture quasi 60 milioni di euro. Voi pensate se questi soldi venissero spesi veramente per aiutare le persone in difficoltà, al netto dei casi possibili di abuso, perché nessuno qui sta negando il fatto che purtroppo ci possano essere dei bambini vittime di violenza, per carità. Ma la confusione che è stata creata e il rischio appunto in alcuni casi di un giro d'affari che sta emergendo va a discapito non solo delle famiglie direttamente vittime che stanno vivendo delle sofferenze inimmaginabili. Io sono madre da 14 mesi, non riesco quasi mai ad arrivare alla fine di un articolo di stampa senza che mi vengano le lacrime agli occhi, perché l'ho detto anche in aula e lo ripeto anche qui. La cosa peggiore di quello che sta venendo fuori è che potrebbe capitare ad ognuno di noi, nessuno di noi è esente, perché quando io sento raccontare, poi la magistratura accerterà, verificherà che sia vero e fino a che punto, ma che addirittura vengano tolti dei figli perché la casa è troppo in ordine, al netto della battuta che ho detto vabbè allora io non corro rischi, però è atroce. Dietro il concetto di incapacità genitoriale si può nascondere di tutto e quindi è essenziale che ci siano delle linee guida, che ci siano, adesso si è parlato della carta di noto, ma che comunque ci sia nero su bianco chiaro cosa può creare meno danno possibile, perché io concordo sul fatto che magari non c'è un metodo giusto ma c'è un metodo che crea meno danno possibile. E
Il compito che avrà la commissione d'inchiesta, considerato che purtroppo abbiamo poco tempo a disposizione, visto che poi saranno imminenti le elezioni regionali, adesso poi vedremo cosa capiterà anche a livello nazionale, perché se si dovesse andare a elezioni a ottobre c'è anche un'ipotesi addirittura di anticipare le regionali da gennaio a ottobre, quindi il tempo sarebbe ancora meno. Intanto personalmente ho chiesto al Presidente della Commissione che il dopo Ferragosto significhi già la prossima settimana, quindi io ho fatto richiesta al Presidente di Commissione che il 20 già si convochi la prima seduta di Commissione, quantomeno per avere una bozza di programma work in progress, perché poi naturalmente quando si parla di certi argomenti non si può definire un programma chiuso, ma che si abbia almeno l'approvazione del programma per iniziare ad audire tutti i soggetti. Io non so fino a che punto, ad esempio per quanto riguarda la richiesta che mi ha fatto il dottor Valgimigli, posso arrivare a fondo, perché purtroppo rispetto a una commissione parlamentare, questo è il lato negativo, noi consiglieri regionali abbiamo meno poteri, però c'è un vantaggio: la commissione d'inchiesta elimina il segreto d'ufficio, quindi qualsiasi cosa noi come consiglieri regionali chiediamo agli uffici della regione, loro sono tenuti a darcela. Quindi anche sul caso della ragazza che continua insomma ad asserire di aver subito violenza eccetera, sicuramente possiamo chiedere anche un qualche cosa in più rispetto a quello che potevamo chiedere nelle nostre funzioni ordinarie. Quindi insomma l'impegno che prendo io è di mettermi a disposizione per far sì che la verità venga fuori, ed è quello che ho chiesto anche in aula quando abbiamo votato per la commissione, per istituire la commissione d'inchiesta, cioè che vengano fuori i fatti nel bene e nel male. C'è stata una polemica politica tra forze politiche, volete insabbiare, non volete insabbiare, io sinceramente l'unica sabbia che voglio toccare è quella di quando vado al mare, di quando vado col mio bimbo a giocare in spiaggia, non mi interessa insabbiare nulla. La posizione che deve avere un ufficio di presidenza deve essere una funzione di garanzia, quando si è all'opposizione anche di controllo, perché comunque la parte politica ha delle responsabilità, se non sono responsabilità civili, penali, legali, sono delle responsabilità politiche, perché anche solo il sedersi sul modello di eccellenza andando in giro a raccontare che come l'Emilia Romagna non c'è nessuno ha una responsabilità politica, vuol dire che tu non ti sei mai messo in discussione una volta. Probabilmente perché governi questa regione da quando è nata, però insomma questa è una mia opinione personale. L'impegno che posso prendere io ovviamente è quello di massima trasparenza e di portare avanti quello che è l'interesse primario, cioè l'interesse delle famiglie e dei nostri bambini, perché i nostri bambini già ne facciamo pochi, se poi quei pochi li facciamo soffrire in questa maniera, direi che non siamo una civiltà degna di questo nome. Quindi la prima cosa che deve emergere, al di là delle lotte politiche, al di là delle campagne elettorali, al di là di qualsiasi cosa, è che i nostri bambini abbiano in primis il diritto di essere felici e quindi di essere amati, perché io concordo pienamente su una frase che è stata detta, che un bimbo amato è un bimbo felice. Non ci può essere colpevolezza nella povertà, non ci può essere colpevolezza nella difficoltà. Le famiglie vanno aiutate, non vanno criminalizzate, perché l'altro grande punto su cui lavorare anche in una riforma dei servizi sociali, in collaborazione con le categorie, con gli avvocati, con gli psicologi, con gli educatori, perché io ho parlato anche con l'associazione dei pedagogisti ed educatori, che sono importantissimi, con i pediatri, è quello di aiutare le famiglie, non partire da una, mutuo qualche termine, insomma, dall'ambito giuridico, qui si parte sempre da una presunzione di colpevolezza. Allora,
Allora, io capisco il principio di precauzione, per cui se tu hai il sospetto che un bambino possa essere abusato, per estrema precauzione intanto lo allontani momentaneamente dall'ambito familiare, ma poi subito mi devi verificare se quell'abuso c'è oppure no, perché quella presunzione di colpevolezza poi diventa una sentenza di condanna, a prescindere dall'ambito giuridico, e quel bambino molto spesso non viene più visto dalle famiglie per anni, e nel frattempo quei bambini diventano adolescenti, diventano adulti e diventano delle persone che a loro volta magari costruiranno delle famiglie. Per cui il danno non è solo alle famiglie presenti, ma è anche alle famiglie future. Quindi dobbiamo assolutamente avere la responsabilità di far emergere quello che non va e di tutelare invece quello che va. Io la concludo, non vi ho detto inizialmente che sarei stata breve, spero di esserlo stata. Certo, come no, grazie ancora. Noi psicologi siamo allenati a essere persone molto accoglienti delle problematiche, siamo allenati, le problematiche degli altri ci toccano poco e siamo molto bravi a parlare con loro delle loro problematiche. Purtroppo queste storie, e questo mi preoccupa moltissimo, creeranno anni di allontanamento delle famiglie bisognose dei servizi sociali. Anni! Perché ormai, dopo quello che è successo, soprattutto le famiglie povere, sia economicamente che culturalmente, faranno di tutto per non andare ai servizi sociali. E questo è terribile, è una cosa terribile. Purtroppo i psicologi sono stati fino adesso in qualche modo spinti ad essere troppo rapidi, con poche energie, con dei comandi molto duri. Si dice spesso alla mamma, se te non sei capace lo mettiamo da un'altra parte, ci pensa qualcun altro. Questo crea un blocco nelle mamme che non crescono più, perché incominciano una lotta per avere i loro figli che va contro i servizi sociali, contro gli psicologi, contro gli assistenti sociali, contro le scuole. Io ho visto bambini ritirati dalle scuole e presi e portati via non si sa dove, per paura che le insegnanti guardassero se aveva il lividino, le mutandine sporche. Perché hanno paura interiormente, sono deboli, anche se non fanno niente. Adesso Cismai ha fatto una cosa bruttissima, è partito con una campagna sui pediatri. In due giorni insegnano ai pediatri come riconoscere i segni dell'abuso. Vi ricordo che i segni dell'abuso sono specifici. Il livido, piuttosto che il bambino che piange, che ha incubi. I pediatri in due giorni li hanno allenati con un progetto pagato per cercare questi segni, che cosa vuol dire? Che se li trovano e hanno dei sospetti, sono ignoranti, poverini, non arrivano fino a essere così fortemente capaci. Se hanno un sospetto devono denunciare. Lo devono fare, se denunciano portano via subito il bambino. Primo trauma, secondo tutti i tempi, l'età di un bambino sono 10-12 anni, la psicologia dice l'attaccamento in 8 mesi finita, cioè quel bambino si è attaccato a una famiglia e basta, finito, dopo non si attacca più, dopo deve fare tutto un gran lavoro. In 15 anni la personalità è compiuta. E i processi durano 28 e poi glieli danno i bambini, ma che bambini glieli danno? Non lo so più, non è più chiaro. Perciò il metodo, per esempio, di allenare i pediatri è pericolosissimo, perché temo che poi non portano più i bambini dai pediatri. Una mamma che comincia a dire a tutti quanti, allontana e mamma. Ma sì, io dico, ma non si fa ragionare. Perciò io sposo totalmente quello che ha detto la dottoressa, totalmente.
abbiamo ascoltato dei fatti raccapriccianti e dobbiamo ringraziare i nostri relatori che hanno avuto il coraggio di raccontarli nel suo, a noi, a loro rischio e pericolo ovviamente, perché come avete capito con certe istituzioni non si scherza, scatta la denuncia. Anche io come giornalista spero che le censure vengano meno in questi casi, perché purtroppo i casi di censura stanno aumentando invece di diminuire. Detto questo però, ci sono delle persone, e ancora una volta ringrazio i relatori, che si mettono la mano sul cuore. È una questione di umanità, come abbiamo detto, anche di valori umani, e speriamo che queste persone siano sempre di più. Però io credo che voi siete un pubblico fantastico, abbiate il dovere e la responsabilità di sostenere queste persone, di sostenere sempre, e naturalmente di non perderci di vista, perché questi sono problemi delicati, complicati, che ovviamente richiedono anche una nostra partecipazione, anche se piccola, semplice, umile, però deve essere tale. Detto questo, per voi c'è un piccolo rinfresco e io farei un applauso ancora una volta ai relatori. Grazie. Intanto che arriva il rinfresco, Peppere, io finisco fuori onda con una nota patetica da papà, e sento di dirlo perché giustamente Chiara ha detto che c'è l'allontanamento dai servizi, ma questi fatti, tranne le persone vecchie come me che ormai sono alla fine, quindi non lo dico pateticamente, bisogna stare attenti, perché io fino a poco fa, a pochi l'anno scorso, ho lavorato in queste robe con un figlio, Roberto, che conoscete, che oltre che psicologo clinico, criminologo, tutte queste robe, che è anche giudice, però si è talmente stomacato di quello che sta succedendo, che non solo non ha rinnovato l'incarico di giudice, però non vuole fare neppure il consulente, perché essere inascoltati, lavorare senza essere presi neppure in considerazione, non è un incentivo per i giovani. Prendetela come una nota fuori onda da papà e basta. Grazie.